MSI RTX 2070 Super Gaming X è una scheda video da circa 550-600 euro ed è rivolta proprio a quei videogiocatori che non vogliono superare questa soglia di spesa per quanto concerne una scheda video, ma non vogliono neanche rinunciare a quelle che sono le performance in ambito gaming e vogliono un'esperienza di gioco a 360 gradi. Cosa differisce questa versione dalla versione reference? E come prima cosa abbiamo una frequenza operativa del core pari a 1800 MHz contro i 1770 MHz della versione reference, stiamo parlando di appena 30 MHz di differenza che all'atto pratico non spostano l'ago della bilancia per quanto riguarda le performance registrate. A parte questo, ovviamente cambia il layout, mentre sotto il punto di vista tecnico abbiamo sempre 8 GB di RAM GDDR6 con una frequenza di 14 gigabit per secondo, quindi 7000 MHz per quanto riguarda la frequenza delle RAM, con un bus di 256 bit e un consumo pari a 251 watt erogato dai connettori 8 più 6 pin. Sul retro troviamo 3 porte DVI ed una porta HDMI. Le dimensioni della scheda in quanto a lunghezza sono pari a circa 30 cm, 297 mm per l'esattezza, quindi nel momento in cui dovete fare l'acquisto di questa scheda dovete ovviamente essere sicuri che possa entrare all'interno del vostro case. La MSI RTX 2070 Super Gaming X viene venduta all'interno di una confezione colorata e ricca di informazioni. Sulla parte frontale troviamo un'immagine del prodotto con il modello stampato, mentre sul retro troviamo tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche e le feature principali di questo prodotto. All'interno della confezione troviamo ovviamente la scheda video, dei manuali rapidi per l'installazione e troviamo anche un supporto metallico che ci consente di evitare che la scheda, una volta installata, si pieghi verso il basso. Infatti questo supporto va installato subito sotto la scheda video, andando appunto a sostenere la stessa. Andiamo a vedere quello che invece è l'aspetto estetico di questa scheda ed alcune feature di questa soluzione. Nella parte frontale troviamo ovviamente le ventole di raffreddamento, in questo caso abbiamo due ventole di raffreddamento dotate di tecnologia Torx 3.0, ogni ventola è dotata di due tipi differenti di pale, un tipo di pala permette all'aria di avere una maggiore pressione sul dissipatore e di rimanere più a lungo sul dissipatore, mentre l'altra pala invece favorisce la circolazione dell'aria e il tutto mantenendo comunque una rumorosità abbastanza contenuta. Rumorosità contenuta che è garantita dalla tecnologia Zero Frozer, praticamente le ventole della scheda rimangono spente finché il carico della scheda video, quindi l'utilizzo della GPU, non sale sopra una certa soglia. Quindi praticamente in idle noi ci ritroveremo con la scheda praticamente con le ventole spente e il dissipatore che si trova al di sotto delle ventole è dotato anche di un heat sink che consente appunto di raffreddare al meglio la GPU e porta il nome di Majestic Aerodynamics. A parte questo, sul retro abbiamo anche un plate in metallo color grigio spazzolato, bellissimo a mio avviso per quanto riguarda l'estetica, che riporta anche il logo dell'azienda stampato e facilita, aiuta la dissipazione di calore sul retro del PCB, tant'è che la casa produttrice, quindi MSI, ha interposto anche della pasta termica tra il backplate in metallo e il PCB. Ovviamente non possono mancare luci e LED, queste le troviamo sulla parte frontale, proprio accanto alle due ventole presenti. Ci sono delle piccole fessure dalle quali possiamo vedere i LED che possono essere gestiti ovviamente tramite Mystic Light e Dragon Center, che è praticamente quel pannello, l'applicazione che ormai abbiamo imparato a conoscere, che ci consente di
andare a modificare quelli che sono i parametri, proprio le caratteristiche hardware, quindi anche le frequenze della scheda, così come anche i vari giochi di luce dei LED che appunto possiamo trovare sopra la scheda. Questo ovviamente può gestire anche schede madri e tutti gli altri prodotti di MSI che sono compatibili con questa applicazione. Andiamo un secondo a parlare di quelle che sono le performance di questa RTX 2070 Super Gaming X. È una scheda ovviamente che non ci ha fatto rilevare cali di prestazione e rallentamenti in nessuna occasione. Abbiamo testato con tre risoluzioni diverse in Full HD, in 1440p e in 3440x1440, quindi in 21 noni, tutto con ovviamente le impostazioni al massimo per quanto riguarda i nostri giochi che abbiamo provato, e in nessun caso, che sia DirectX 11 e DirectX 12, abbiamo notato appunto dei cali. Comparandola con la mia 1080T Armor Overclock Edition, sempre di MSI, devo dire che le performance sono molto simili tra le due schede. Una va un po' meglio in un ambito, una va un po' meglio nell'altro, però ovviamente la 2070 parte avvantaggiata per quanto riguarda i titoli moderni e quelli futuri, grazie appunto al supporto ray tracing, che ad esempio una soluzione molto potente come la 1080Ti comunque non supporta. Parliamo un attimo di overclock. Ho provato a overclockare questa scheda portandola da 1800 MHz, l'ho portata a 1900 MHz, oltre non sono riuscito ad andare perché ho iniziato a vedere blocchi e artefatti vari. 1900 MHz che in fase di gaming hanno un ulteriore boost fino a 2025 circa MHz. La scheda a queste frequenze è stabile, però non abbiamo notato miglioramenti significativi per quanto riguarda le performance, parliamo di 1-2 frame al massimo, quindi non conviene assolutamente per quanto mi riguarda effettuare l'overclock in questo senso. La RAM non sono riuscito a portarla fuori specifica, e qualsiasi cosa io abbia provato a fare ha mandato in blocco praticamente la scheda e quindi il sistema. 550-600 euro circa non sono pochi assolutamente per una scheda video, però come sappiamo negli ultimi anni i prezzi in generale sono molto elevati. Se non volete spendere più di questa cifra e non volete buttarvi su una 2080-2080T giù di lì, secondo me è una cifra che ci può stare per una scheda che ha assolutamente delle performance di primo ordine. Dunque, per quanto riguarda questa video recensione è tutto. Trovate ovviamente il link in descrizione per quanto riguarda la parte scritta, dove potrete trovare tutti i grafici e consultarli con calma, ovviamente i grafici dei test effettuati e le varie fotografie del prodotto. Seguiteci qui sul canale di YouTube, lasciate un commento al video, ovviamente abilitate la campanella per le notifiche, seguiteci anche sui social, su Instagram e quant'altro. Da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware per ora è tutto, alla prossima, ciao ciao.